In una edizione dall'esito forse più che mai incerto, ecco i verdetti che a conclusione di un triennio decretano anche promozioni e retrocessioni. È santo subito di Le Bigre Roger a dominare la prima categoria dopo essere stato a lungo il favorito. Dietro di lui la grandeur di Politi Borri e sul gradino più basso del podio Alessandro Avanzini con il suo carro Haiku giapponese. Subito dietro la Fenice dei fratelli Bonetti, tallonata dal Tirannosauro di Massimo Breschi e dallo Scacco Matto di Carlo Lombardi. Il settimo posto di Jonathan Francesconi non basta, il suo Fantasma dell'Opera lo spedisce nelle scene della seconda categoria. Così come Alfredo Ricci, la cui Agenzia delle Entrate arriva nona dopo l'ottava posizione di Roberto Vannucci e il suo carro Non ti curar di lor ma guarda e passa. Decima e penultima posizione per Fabrizio Galli e La Crisi e ultima piazza per Il Lupo di Malfatti, che può mostrare rabbia ma anche sollievo per la permanenza tra i grandi. In seconda categoria tripletta dei fratelli Cinquini, che vengono come ovvio promossi, seconda piazza per Luciano Tomei con i Bernati, terza per Allegrucci e la sua Politica dello Struzzo. Fuori dal podio Emilio Cinquini e quinta posizione, forse un po' sorprendente, per I Cervelli in Fuga di Eleonora Francioni, che retrocede alle Mascherate di Gruppo. Così come il sesto e ultimo Enrico Vannucci con Non è questo il mondo che vorrei. Promosso da Maschera Isolata a Mascherate di Gruppo, Luca Bertozzi, tripletta di vittorie per lui, e passa in seconda categoria Edoardo Ceragioli, autore della Mascherata Volta la Carta.